Mino Borracino, assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico, già nei giorni successivi al suo ingresso in giunta vi siete dati da fare per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda in particolar modo la realtà del San Marco, dell'ospedale San Marco di Grottaglie. Ecco, vediamo come vi siete mossi. Sì, insomma, il primo giorno del mio insediamento, ovviamente dopo una lunga discussione con il Presidente Emiliano che è durato alcune settimane sui temi da introdurre nell'azione di governo, immediatamente mi sono incontrato con il Direttore Generale della ASL Taranto e con il Direttore del Dipartimento della Salute Pubblica e della Sanità, il Dottor Ruscitti, per incominciare a mettere alcuni risultati in una strategia condivisa per la gestione della sanità in Puglia e a Taranto in particolare. Abbiamo iniziato ovviamente da quell'ospedale che era uscito malconcio dal piano del riordino ospedaliero. Parlo dell'ospedale di Grottaglie, parlo della paventata chiusura e quindi abbiamo nell'immediato già avviato l'apertura dei primi 10 posti letto per la riabilitazione fisiatrica, con la possibilità che a breve anche la riabilitazione pneumologica e cardiologica possa andare a regime in tempi stretti, così come i 32 posti della lunga degenza. Diciamo che a stretto giro di posta entro qualche mese riusciremo ad avere 75 posti letto, oltre a quelli che ci sono della chirurgia, dell'ortopedia, della medicina e del laboratorio di analisi e del servizio della radiologia. Abbiamo evitato la chiusura traumatica che ci sarebbe stato, che incombeva dal 15 ottobre del reparto di ortopedia. Abbiamo potenziato la radiologia, che invece rischiava di essere ridotta ad H6, anzi abbiamo aggiunto anche altre 200 prestazioni mensili che si potranno effettuare all'interno dell'agenda per le prenotazioni al San Marco. Ovviamente questo non basta, l'obiettivo, la sfida è quella di decongestionare il pronto soccorso del Santissima Annunziata, che è diventato il vero dramma della nostra sanità, dove tutti quanti si rivolgono e possono rivolgersi e dove ci sono file interminabili. Quindi decongestionare questo significa provare ad aprire almeno, come ho sempre detto, almeno uno dei due pronto soccorso tra il Moscati e tra il San Marco, così come per il Moscati abbiamo in corsa un'opera di umanizzazione del reparto di oncologia, così come stiamo provando a rafforzare anche l'ospedale Moscati per quanto riguarda alcune discipline. Insomma, un lavoro importante che ci vedrà, secondo me, dal mio punto di vista, entro qualche mese riuscire a dare le prime risposte ad un settore che purtroppo è stato sempre oggetto di critiche ma mai di lavoro propositivo. La nostra sfida è questa. Ovviamente sappiamo di giocarci una partita importante su questo tema perché le attese sono tante. Io sono stato l'alfiere delle battaglie sul sistema sanitario e quindi il mio ingresso in giunta deve poter significare e tranquillizzare i cittadini di Taranto che qualcosa, non tutto perché purtroppo non faccio il mago, ma una parte, o almeno la parte più importante dei problemi del sistema sanitario tarantino possano essere risolti. E io su questo lavorerò e chi mi conosce sa che ci metterò tutto me stesso.